grande uomo, non in termini, in termini proprio di... lui è grande non solo nella sua persona, è grande nei suoi ideali, ancora appartiene a quella fetta di giovani che invece di scappare dal nostro paese, crede che il nostro paese sia l'occasione. Fabio, io l'ho conosciuto diversi mesi fa e Fabio ha studiato per tantissimo tempo in Francia, si è laureato in Francia, anzi, la seconda laurea ha preso in Francia e probabilmente lì si poteva aprire per lui una carriera nel mondo accademico. Fabio ha fatto una scelta, ha scelto di fare forse la differenza per il suo paese. E di essere di esempio o di ispirazione, perché questo credo che dovremmo essere noi, di ispirazione per tanti giovani a non scappare dal proprio paese, ma a lottare per cambiare il proprio paese, perché la nostra Italia diventi una risorsa. Sono contentissima che ci sia anche Notis qua con noi. Notis è semplicemente la dimostrazione che non è vero che siamo contro tutto e contro tutti. Lui appartiene a un altro gruppo nel Parlamento europeo, eppure è nata questa sintonia che è basata sulla condivisione delle buone idee. Cittadini che aprono le istituzioni ai cittadini dei propri paesi, noi che le apriamo ai nostri cittadini italiani, lui ai suoi connazionali greci e nasce, si crea una sinergia che è la dimostrazione che quando ci sono buone idee non esiste nessun tipo di distinzione, non esiste nessun tipo di differenza, esistono risorse potenziali, vere, convinzioni che si uniscono per cambiare un'Europa che non è più Europa, non è assolutamente quella che è stata di ispirazione per i padri costituenti, che l'avevano pensata come una risorsa, come un qualcosa che fosse funzionale ai cittadini, non di certo alla grande finanza, piuttosto che alle banche, piuttosto che a soli pochi stati. E io in Europa sono per il gruppo FDD e come delegazione Movimento 5 Stelle nella commissione Occupazione e Affari Sociali. E anche io ci sono arrivata con le migliori intenzioni e col migliore slancio possibile. Ed è stato esattamente fare una bellissima doccia gelata, perché mi sono seduta in commissione e mi sono domandata in quale realtà parallela vivessero i miei colleghi. Perché ho un'idea del lavoro, la mia idea del lavoro nasce dall'aver fatto parte del mondo del lavoro per tantissimi anni. Io vengo dal mondo del lavoro, io ho lavorato in un'azienda per quasi 15 anni, un'azienda che nella mia regione Lombra era una delle più grandi e che poi, grazie alle politiche economiche del nostro paese e a quelle europee, da azienda nata negli anni 60 e che ha raggiunto il massimo della sua grandezza negli anni 80, in 6 mesi è stata presa e venduta ai francesi. Questo nell'ottica magari di salvaguardare i posti di lavoro, benissimo, però noi svendiamo le nostre risorse, noi svendiamo tutto quello che è peculiarità del nostro paese, lo regaliamo agli altri paesi dell'Unione Europea quando forse ci va un po' meglio, oppure facciamo diventare il nostro paese, la nostra Italia, il discount nel quale i paesi extra Unione Europea, per esempio la Cina o anche altri, vengono a fare shopping a ribasso e questo è inaccettabile. E quando sono entrata in commissione lavoro, la prima cosa che ho detto deve essere il mio impegno è far avere una percezione minimamente reale di quello che è il mondo del lavoro. Perché io sento parlare di grandi progetti, di grandi sogni, di grandi buone intenzioni, che poi nella realtà dei fatti si concretizzano nel nulla. Perché quando si parla, per esempio, di lavoro, io sento parlare di formazione.
Noi dobbiamo formare le persone devono essere competenti, l'istruzione, affianchiamo all'istruzione il lavoro e le peculiarità dei nostri ragazzi. E io dico, va bene, formiamo le persone, ma il lavoro, quando ci occupiamo di creare il lavoro e di non smantellare l'industria verde, l'industria che tutela da una parte i lavoratori e dall'altra crea condizioni ambientali tali per cui il lavoro possa essere fatto nella garanzia degli occupati, nella garanzia del nostro territorio, nella garanzia dei diritti sociali. Non si può parlare di formazione, perché io posso avere fior fior di laureati, ma non avere il lavoro. E allora che cosa mi serve? A vederli prendere e andarsene. Fare le valigie, preferire magari fare i camerieri dentro i pub e in qualche altro paese europeo o extraeuropeo, piuttosto che avere una chance, un'opportunità nel loro paese. Ci sono tantissimi giovani pieni veramente di iniziative, di buone idee, di idee innovative, anche di idee che si rifanno alla nostra cultura, alla nostra agricoltura, e che neanche ci provano a sviluppare qui le proprie competenze, perché il nostro paese li ha privati della possibilità di realizzarsi a casa loro. E allora si svendono le nostre competenze e si regalano a basso costo ad altri paesi. È quello che succede per il nostro settore industriale. Noi eravamo il leader del settore manifatturiero, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Io vengo dall'Umbria. Terni era fino a 10 anni fa la patria del lamierino magnetico, un prodotto che non solo producevamo a Terni, ma lo abbiamo brevettato. Era frutto della nostra tecnologia, dei nostri giovani che ci hanno studiato. L'abbiamo creato noi e poi l'abbiamo regalato, ce lo siamo fatto portare via. Così stiamo facendo per l'aste di Terni. Produciamo l'acciaio speciale, che è un caso diverso da Ilva, dove ovviamente il danno ambientale è stato qualcosa che ha smantellato non solo una regione, ma ha veramente fatto ammalare le persone. Il settore di AST, gli acciai speciali Terni, erano il fiore all'occhiello della mia regione, esistevano da 130 anni, benissimo, le politiche europee, le politiche fallimentari europee, i progetti che stanno dietro quelle politiche fallimentari, perché il fallimento dell'Europa non è un fallimento occasionale, casuale, che è capitato così per caso, perché non c'era una visione, è un fallimento pianificato a tavolino. Si è deciso a tavolino lo smantellamento di certi settori, si decide ogni giorno a tavolino, quando si decide di regalare 3.000 miliardi di euro alle banche piuttosto che investirli nell'economia reale, perché questo viene fatto, si regalano soldi alle banche e quelle banche non danno credito al piccolo imprenditore. Lo diceva prima Carla, quelle banche utilizzano quei soldi semplicemente per speculazioni finanziarie, i cui benefici noi non li sentiremo mai, perché è questo che fa l'Europa, è l'Europa della grande finanza, non sono parole, noi lo vediamo. Perché io magari l'altra settimana lavoravo a un parere della Commissione Lavoro, un parere sulla BCE, sulla Banca Centrale Europea, e su quali effetti la BCE dal 2010 al 2013 aveva prodotto sull'occupazione, e il primo paragrafo diceva la Commissione Lavoro si compiace, no, plaude agli effetti della Banca Centrale Europea sull'occupazione, perché il tasso occupazionale dal 2010 al 2013 è notevolmente diminuito. E dico, in quale mondo parallelo, in quale realtà virtuale tu hai letto questi dati? Quando io ti snocciolo dati alla mano, ma non sono i miei dati di poveretta che arriva dal mondo del lavoro che non c'è più, ma sono dati mondiali, statistiche, che dicono che non solo è aumentata la disoccupazione, ma è aumentata in maniera esponenziale.
e in più le politiche della BCE, un altro articolo, addirittura hanno prodotto un miglioramento dell'occupazione nei paesi che non hanno l'euro. Ma scusate, vogliamo parlare invece degli effetti che il lavoro della Banca Centrale Europea ha prodotto sui paesi che invece l'euro ce l'hanno? Perché quando vi dicono non sappiamo che succede se usciamo dall'euro, però ditemi, quello che succede stando dentro l'euro lo viviamo sulla pelle tutti quanti, non c'è bisogno che ce lo venite a raccontare con qualche scudo, perché gli effetti quelli sono chiari. E quindi che fai? È un parere, dici quando ci sarà da votarlo, voto no, dico no, io adesso ve lo devo smontare punto per punto. Progetto di parere di 17 punti, abbiamo fatto una quarantina di emendamenti, dico vediamo un attimo se qualcuno si... E alla fine, siccome poi vedono anche, non possono negare l'evidenza quando tu gli metti davanti dei dati reali, qualche emendamento ce l'hanno passato, perché io immagino che alla fine, a furia di dare martellate al muro, un chiodo ce lo riesco ad appendere, ed è piccola cosa. Perché poi in Europa è molto diverso che in Italia, non abbiamo potere legislativo, iniziativa legislativa la puoi fare, ma è un processo estremamente complicato che avviene nel tempo, però quantomeno io devo essere la tua spina nel fianco, tu ogni giorno ti devi ricordare perché io sono lì, tu ogni giorno, ogni volta che menti, sapendo di mentire, ci deve essere qualcuno che ti dice stai mentendo. Perché quando è nata la polemica sulla nuova commissione, quando devo smettere me lo dice, quando è nata la polemica su questa pseudo, sembrava il fantacalcio per la decisione sulla nuova commissione, abbiamo fatto le audizioni ai commissari, era qualcosa di veramente, che fa vergogna parlarne, perché ritrovarsi persone che hanno uno spiccato conflitto di interesse, che vengono messe a capo di una commissione europea quando hanno un conflitto di interesse perché sono degli ex petrolieri, che però ti dicono ma io ho rinunciato a fare il petroliere, è certo, però la tua azienda l'hai regalata a tuo figlio e tu adesso fai il commissario alla commissione energia, se non sbaglio Dario, Cagnete. Clima e energia, petroliere, ma di che parliamo? Quella magari spieghiamo, perché lì abbiamo raggiunto il paradosso, un altro che io lo. Cioè, ci sono persone che io la prima cosa che gli farei fare li rimanderei a scuola, perché è un catane che mi dice che per aiutare la Grecia bisogna che venga dato in garanzia il Partenone, cioè io mi dico ma tu. Dove sei, chi ti ha educato, dove sei stato educato, cioè come se arriva adesso da noi e dice ci date il regalo, che fate, ve lo venite a prendere con l'Argano, il Colosseo, cioè come pretendi tu di venire a togliere a me la sola cosa che ho e che nessuno mai me la può togliere, perché di cultura non si mangia, perché non sono in grado di farci mangiare con la cultura ci mangeremo noi e il resto dell'Europa, ci si mangerebbe ma avanzerebbe per tantissime altre persone, così come la commissione lavoro ci è sembrata leggermente meno scollegata dalla realtà, la nuova commissaria Thyssen l'abbiamo un attimino sollecitata, perché noi sollecitiamo, io sollecito un pochino spingendo un po' più forte, ma insomma generalmente cerchiamo di sollecitare, chiedendo ma perché questa Europa non sollecita per l'Italia un reddito di cittadinanza, perché non si dà la possibilità alle persone, visto che arriva Poletti in Europa e dice bisogna parlare della mobilità del lavoro, sì, quando tu la mobilità, parleremo con te di mobilità quando smetterai di metterci nel precariato e di condannarci a una vita senza garanzie, e allora io ho detto che ne pensa di sollecitare, di in un certo senso spingere un po' questo discorso sul reddito di cittadinanza che poi magari anche altri paesi europei comunque hanno. E lei ha detto non solo ci vorrebbe un reddito di cittadinanza, ma un reddito di vita. È lì che tu valuti la dignità della persona. Quando una persona veramente diventa
viene messa nella possibilità, anche quando non lavora, di avere un'esistenza dignitosa. Dignitosa, la dignità. La dignità è una parola che, se venisse eliminata domani dal vocabolario italiano, non se ne accorgerebbe nessuno, così come il termine sussidiarietà, perché la solidarietà è ancora qualcosa che, finché non ci avranno spezzato le gambe, è qualcosa che fa parte del nostro DNA. Il popolo italiano è il popolo della solidarietà, ma la sussidiarietà è qualcosa che impone alle persone non solo di aiutare, ma di partecipare a quell'aiuto. Io ti do qualcosa, ma in un certo senso ti supporto nel mio aiutarti. È qualcosa di empatico, qualcosa che coinvolge le persone. È diverso, ti impegna. Impegna te come prima persona. Purtroppo tra poco non parleremo né di solidarietà né di sussidiarietà. Perché? Perché ognuno di noi ultimamente si chiude sempre più in se stesso. C'ho i problemi, c'ho gli affari miei, non c'ho il lavoro. E come fai quando tu devi far fronte alle tue esigenze, alle tue problematiche, al tuo arrivare a fine mese, e essere solidale con gli altri? Non ci impediranno anche questo, che era qualcosa di fondamentale per noi. Ma guardate quello che è successo con l'alluvione a Genova. Noi eravamo il popolo della solidarietà, il popolo che partiva. Mia mamma me lo diceva, io sono stata uno degli angeli del fango, io sono partita con gli scout e sono andata a spalare a Firenze il fango dopo l'alluvione. Dice, adesso si fa la polemica su chi ci va o chi non ci va, o perché ci vai o perché non ci vai. Io ci sono andata a Genova. Esatto, perché adesso cosa fa notizia? Adesso è importante dire quello ci è andato e non ci doveva andare, quello non ci è andato perché non ci è andato, perché ci stanno veramente isolando gli uni dagli altri, diventiamo delle isole concentrate solo su noi stesse. Questa è la parte negativa. Chiudo due secondi soltanto dicendo che anch'io sono stata in delegazione con i paesi dell'Africa, i paesi del Pacifico, e è una cosa che in un certo senso mi ha anche commosso, è che di noi non parla nessuno, perché ovviamente sappiamo, non perché non sanno, però io vi posso dire che abbiamo conosciuto parlamentari di paesi come il Congo. Il Congo è un paese che viene distrutto pietra su pietra per andare a trivellare e trovare il petrolio. Questo è quello che stanno facendo. E questi parlamentari ci hanno detto, ma voi siete quelli del 5 Stelle, siete quelli del comico? Dico, Dio parte la polemica. E invece no, ha detto, noi vi osserviamo, noi vi aspettavamo quando siete stati eletti, noi vi vogliamo conoscere, ma non dentro queste mura di questo Parlamento. Voi dovete venire nel nostro paese a portarci il vostro modello di democrazia. Vi veniamo a prendere all'aeroporto nella nostra macchina e non vi mettiamo dentro gli alberghi, vi facciamo vedere dove siamo, cosa siamo, e vogliamo da voi un aiuto nel Parlamento delle donne, perché vogliono sapere come le donne possono ottenere credibilità. Questo, magari i nostri vicini di casa fanno finta che non esistiamo, però io ho sempre quella visione, ho sempre quel mondo proiettato al futuro, un mondo che qualcuno sta guardando con ammirazione, e un modello che noi forse potremmo esportare non solo in Europa ma in tutto il mondo, ed è questo che ci fa tornare. No. Tanto la sentiamo qua. Sì. So che io non, in realtà non avrei tanto bisogno di amplificazione artificiale. Lo sanno bene pure i colleghi che mi dicono, porca miseria, calma, lagati un attimo con la voce, ci tocca abbassare il volume delle cuffie perché altrimenti ci assordi. Questa era Laura Gera, la nostra paladina dei diritti dei lavoratori all'interno del Parlamento europeo. Devo dire che abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere una delegazione con tante persone, ognuna competente in ambiti diversi, e siamo riusciti veramente ad amalgamarci
in un modo che non era scontato, non era banale, non era assolutamente così facile da poter prevedere. Il lavoro è tanto, la passione pure, ci siamo divisi ognuno in una commissione, qualcuno di noi ne ha anche più di una per cercare di coprire tutte quante, ma sul nostro impegno potete contare non al 100 ma al 200% nei prossimi anni. Passo la parola a Dario che voleva dirci due cose al volo, chissà sul che prima erano saltate, su Cagnese, forse poi cominciamo a rispondere alle domande. Quando si è trattato di discutere di Cagnese in commissione, perché dopo l'audizione la commissione si riunisce a porte chiuse e si discute dei commissari. E io praticamente dissi, noi del 5 Stelle non pensavamo di trovarci a casa in questa maniera. Mi guardavano come dire, che vorrei dire? Ho detto, perché noi siamo abituati a personaggi politici apicali in evidente pieno conflitto di interessi, che svendono le proprie aziende all'atto della candidatura, perché Cagnese ha fatto esattamente questo, ha venduto le quote della sua società di stoccaggio di carburante per navi a amici e parenti qualche giorno dopo aver ricevuto la lettera di incarico come candidato commissario. Quindi anche questo, tutto il mondo e il paese, noi lì abbiamo visto che nel bene e nel male anche in Europa ci sono le stesse dinamiche. Abbiamo per certi versi rivalutato l'Italia perché pensavamo di magari di trovare delle situazioni migliori. No, lì ci sono i criminali del colletto bianco che sono più efficaci e più spietati a volte anche dei nostri stessi politici. A fianco chiaramente in tanti deputati ci sono anche persone competenti, le persone con le quali si può parlare. Quindi c'è il bello e il brutto. Ma finiamola con denigrare il nostro paese, perché quando si va all'estero si vede che poi al di là dell'aspetto magari della strada più pulita, del parco più curato, perché questo è vero, è innegabile, la politica che viene effettuata sotto sotto non è tanto differente dalla nostra. Chiudo, sarò breve per passare alle domande, perché prima abbiamo parlato di prezzi del petrolio. Adesso il mondo dell'imprenditoria, anche in commissione, c'è festa. I lobbisti dell'Eni o di altre compagnie dicono, vedete, i prezzi del petrolio sono bassi, non c'è bisogno di energie rinnovabili, è tutta una balla. Allora, i prezzi del petrolio sono bassi ora per motivi di mercato, per motivi geopolitici. I prezzi del petrolio basso sono in questo momento qualcosa di estremamente pericoloso per la sicurezza energetica, perché la produzione petrolifera mondiale è rimasta costante o è leggermente cresciuta questi anni grazie all'avvento di tecniche estrattive particolari che comportano la necessità di avere i prezzi del barile del petrolio superiori ai $60-70 al barile. Nel momento in cui il prezzo del petrolio cala, e dietro ci sono manovre speculative, non ci sono motivi geologici, e che cosa succede? Che tutti i luoghi del mondo dove sono state messe in atto queste tecniche estrattive molto costose tenderanno a fermare la produzione. Quindi cosa significa? Significa che compagnie petrolifere che hanno investito nella bolla speculativa, perché di bolla speculativa si tratta, dello shale oil, se questo petrolio viene mantenuto per mesi al di sotto dei $60-70 andranno a fallire. Si calcola che ci sono circa 500 miliardi di possibili debiti insoluti sul mercato finanziario. Al paragone, la bolla, l'esplosione dei mutui subprime è una bazzecola, quindi il mondo finanziario è a rischio. D'altra parte anche a rischio la capacità di produzione globale petrolifera, perché nel momento in cui i luoghi che hanno permesso di mantenere la produzione comunque costante e quindi di soddisfare la richiesta globale fermano la produzione per motivi cronici o per fallimento, immediatamente la produzione globale scende e il prezzo del petrolio parte alle stelle un'altra volta. Questo è uno dei segni della mancanza di programmazione in base alla realtà geologica e scientifica del mondo ed è un esempio di chiaro fallimento del mercato che porta poi a fenomeni speculativi e oscillazioni dei prezzi che portano poi ai danni reali. Noi abbiamo bisogno di un'economia reale e soprattutto di un'economia stabile che permette di programmare interventi di lungo termine.
sta arrivando Giorgio Soria nel treno e ci farà un intervento di chiusura, penso tra una decina di minuti, una quindicina di minuti massimo. Nel frattempo cominciamo con le domande che abbiamo raccolto. Partirei con le domande che sono state fatte proprio al nostro ospite d'onore. Eccole qua. Nautis Marias. Allora, la domanda di Francesco Agnello è: quali sono gli scenari politici in Grecia? Il Parlamento riuscirà ad eleggere il Presidente della Repubblica o ci saranno le elezioni anticipate? Le elezioni del governo, le elezioni che governo daranno alla Grecia? Sarà il governo giusto per il popolo greco? Seconda domanda. Ah, forse una per volta, va bene. Στην Ελλάδα, παρότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει σημαντικές εξουσίες. Anche se in Grecia il Presidente della Repubblica non ha competenze di rilievo. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια διαδικασία για την εκλογή του. C'è comunque una procedura per la sua elezione. Η οποία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Che richiede la maggioranza qualificata. Έχουμε 300 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή. Al Parlamento greco ci sono 320 deputati. E θα πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί σε τρεις προσπάθειες. E ci sono tre tornate per l'elezione. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η τρίτη προσπάθεια, γιατί εκεί απαιτούνται 180 ψήφοι. Quello che conta è la terza tornata perché lì sono richiesti 180 voti. Su 310, no? Tre cose deca, che cosa è così? 180? 180 è mia. 180 voti. Διότι στις δύο προηγούμενες, στην πρώτη και στη δεύτερη ψηφοφορία, απαιτείται πολύ πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία, την οποία δεν μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Nella prima e nella seconda tornata, invece, richiesta una maggioranza molto rafforzata che oggi, al Parlamento greco, nessuno è in grado di ottenere. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα βρεθούν 180 βουλευτές στην τρίτη προσπάθεια. Quindi la vera questione è, alla terza tornata, si riusciranno a trovare questi 180 voti? Εάν δεν βρεθούν, τότε διαλύεται η Βουλή και γίνονται γενικές εκλογές. Se non ci si riesce, viene sciolto il Parlamento e si va a elezioni politiche. Διαφορετικά, θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οπότε οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν στην κανονική τους θητεία. Altrimenti, se il Presidente viene della Repubblica è eletto alla terza tornata, le elezioni si terranno alla scadenza prevista. Δηλαδή τον Ιούνιο του 2016. Cioè nel giugno del 2016. Επομένως, όλες οι δυνάμεις που παλεύουμε ενάντια στην Τρόικα θέλουμε να γίνουν εκλογές όσο το δυνατόν νωρίτερα. E tutte le forze come noi che si battono contro la Troica vogliono che le elezioni politiche si abbiano luogo il prima possibile. Γι' αυτό θέλουμε να σχηματιστεί μια αναστέλουσα πλειοψηφία 121 βουλευτών. Quindi vogliamo che si costituisca una minoranza di blocco di 121 voti. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η Τρόικα δεν μπορούν να βρουν τους 180 βουλευτές. Fino a questo momento sembra che il governo e la Troica non riescano a trovare la maggioranza che gli serve. Γι' αυτό έχουν αρχίσει διάφοροι εκβιασμοί. E quindi sono cominciati i ricatti. Και οι διάφορες παράνομες παρεμβάσεις. E diversi interventi illegali. Παραδείγματος χάρη, πριν χτες, προχτές νομίζω, ο Γιούνκερ έκανε παρέμβαση και λίγο πολύ υπέδειξε στους Έλληνες βουλευτές ότι θα πρέπει να εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ad esempio, un paio o uno o due giorni fa, Juncker è intervenuto per dire che insomma, i greci devono eleggere il Presidente della Repubblica. Αυτό, όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται να γίνει από πλευράς της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή πρέπει να έχει
o dell'erotica politica. Come sapete, questo non può accadere perché la Commissione è tenuta a mantenersi, ad attenersi alla più rigorosa neutralità. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Γιούνκερ δεν ενεργεί ως πρόεδρος επιτροπής, αλλά συμπρόσωπος των δανειστών. Των δανειστών. Però quanto pare Juncker non si comporta da presidente della commissione ma da rappresentante di chi presta alla Grecia. Γι' αυτό δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση ότι δίθεν οι αγορές θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα για να αναγκάσουν τους βουλευτές να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Quindi stanno creando una situazione esplosiva con il pretesto che i mercati reagiranno al ritardo nell'elezione, quindi è assolutamente necessario eleggere subito un presidente. Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξέρουμε αν έχει εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή όχι. Il 27 dicembre sapremo se è stato eletto o non è stato eletto il presidente della Repubblica. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο να βρω τους 180 βουλευτές. Io penso difficile, se non impossibile, che riescano a trovare i 180 voti. Γι' αυτό μετά θα έχουμε γενικές εκλογές που θα γίνουν την 1η Φεβρουαρίου του 2015. Di conseguenza, il 1 febbraio del 2015 avremo le elezioni generali, le elezioni politiche. Και οι σύμμαχοι της Τρόικας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αυτοί που στήριξαν μνημόνιο, θα συντριβούν. E i partiti della Troica, il PASOK e la Nea Democrazia, quel giorno saranno distrutti. Αυτό είναι σίγουρο. Questo è sicuro. Το πιο... Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα διαλέξει την δική του κυβέρνηση όπως την νομίζει. Dopodiché il popolo greco si sceglierà il governo che vuole. Αλλά σίγουρα θα είναι αντιμνημονιακή, θα είναι αντίθετος με την Τρόικα. Di sicuro però sarà un governo contrario alla Troica e contrario al memorandum.